Signore e gentilissimi signori, io sono veramente lieto di porgere in nome della Università delle Tre Età un caloroso e consentitemi anche affettuoso saluto di benvenuto a questa mostra. Sapete che questa è una delle manifestazioni che sono aperte anche al pubblico esterno, che danno lustro e visibilità alla nostra associazione. Quindi volevo ringraziare i maestri Pinna e la Domata, a cui poi cedo la parola. Volevo ringraziare gli allievi, in realtà gli artisti che hanno consentito di realizzare questa mostra, e io credo che attraverso questa espressione artistica ciascuno degli interpreti, degli artisti, diciamo, presenta il proprio vissuto, riesce a comunicare una parte di se stessa che forse non riesce a comunicare con altri mezzi, parole o azioni. E di questo quindi ringrazio voi tutti per la partecipazione, ringrazio ancora il maestro La Domata e Pinna, e se loro vogliono intervenire con qualche considerazione cedo loro la parola, grazie. Io volevo fornirvi una chiave di lettura dei lavori che sono stati fatti nel laboratorio artistico. E quest'anno siamo partiti con una considerazione, quella di migliorare la nostra creatività. E quindi con questo principio siamo partiti dalle basi del disegno, linea e punto. Quindi nella fase iniziale un po' tutti si sono cimentati in questi elaborati, non semplici, non sempre condivisi perché non subito si vede il risultato, però sono serviti per migliorare la creatività. E in funzione di questo ognuno di loro ha fatto tutto un percorso molto personale, perché poi sono andati verso direzioni diverse tra di loro. E quindi abbiamo fatto l'allestimento quasi come se fosse una mostra personale di ogni allievo. Quindi abbiamo preso una parete per ognuno, e in quella parete ci sono tutti gli elaborati dall'inizio del corso sino a quasi alla fine, giusto per vedere questo processo di crescita nella creatività. Per far questo abbiamo utilizzato un principio, e cioè quello di allontanarci dallo stereotipo. Lo stereotipo che è un qualcosa di ripetitivo che ci dà sicurezza, perché magari l'abbiamo sempre fatto, è sempre piaciuto agli altri e quindi continuiamo a ripeterlo. E quindi è andata completamente al colore, dando vita a tanti colori, a uno studio particolare di colore. Chi invece è andato verso altre forme, però ognuno, guardando i lavori di ognuno, si vede una